Se anche tu come me vorresti installare Windows 11 ma il tuo PC è troppo vecchio e non lo supporta, hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zane di TurboLab.it e nel corso di questo video vedremo come utilizzare un hack non ufficiale per rendere compatibile più o meno qualsiasi PC con Windows 11. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su TurboLab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Ebbene sì, hai capito perfettamente, seguendo questa operazione qualsiasi PC o la maggior parte dei PC ancora oggi in circolazione potrà essere aggiornato a Windows 11. L'unico requisito forte che rimane è quello di utilizzare comunque un processore a 64 bit, quindi se il tuo PC utilizza una CPU a 32 bit non potrai installare Windows 11 anche se applicherai questo trucco. Un'ultimissima nota importante prima di proseguire: l'installazione di Windows 11 che riusciremo a svolgere non è in alcun modo ufficiale e quindi non è in alcun modo garantita e supportata da Microsoft. Ben inteso, in questo momento funziona perfettamente, riusciamo ad installare Windows 11 su qualsiasi vecchio PC, però Microsoft già ha anticipato che andando avanti potrebbero esserci dei problemi ed in particolare potrebbe bloccare la ricezione degli aggiornamenti su tutti i computer installati in questo modo, quindi tutti i computer incompatibili sul quali Windows 11 sia stato installato a forza utilizzando appunto la tecnica che utilizzeremo fra poco. Ok, ho finito con il pippotto iniziale, saltiamo subito nel vivo della trattazione. Bene, apriamo questo articolo turbola.it/3357 e scarichiamo questo file. Seguiamo questo link per scaricare il file che si chiama appunto Sblocca Setup Windows 11 su vecchi PC. Al termine del download otterremo uno script esattamente come questo. Ora lo so che tutti gli amici attenti alla sicurezza diranno che questo è un ottimo modo per beccarsi un malware o qualcosa del genere, però ho già dato un'occhiata a questo script che appunto è una serie semplice di istruzioni dal sistema operativo e si limita sostanzialmente a creare alcune chiavi del registro di sistema e operare con i file locali, non accede in alcun modo alla rete, quindi semplicemente in questo momento eseguendo questo specifico script non c'è materialmente modo di infettarsi con un malware. Ciò detto, possiamo cliccare quindi sulla nostra procedura Sblocca Setup Windows 11 su vecchi PC, cliccare con il pulsante destro e esegui come amministratore. Confermiamo la volontà di proseguire ed eccolo qua, il nostro script si apre e compare questa scritta in verde per pochi secondi. Come avete visto, la scritta compare e sparisce subito, però una volta che abbiamo visualizzato quella scritta verde, l'hack è stato applicato e possiamo proseguire. Ora non eseguiamo nuovamente lo script perché se lo facessimo comparirebbe una scritta questa volta su sfondo viola che confermerebbe che l'hack è stato rimosso e quindi torneremo nella situazione originale. Il passo successivo consiste nell'aprire il nostro Explorer file, eccolo qua, passare a questo PC ed entrare nel disco C, quindi a livello root del disco di sistema. A questo punto clicchiamo visualizza qui in alto e elementi nascosti deve essere spuntato. Questo vogliamo farlo perché apparirà probabilmente questa cartella che si chiama $windows.bt. Quello che vogliamo fare è eliminare questa cartella nascosta. Ora, è sicuramente possibile che questa cartella non sia presente sul tuo PC, in caso così fosse non c'è nessun problema, puoi andare avanti tranquillamente. Arrivati a questo punto dobbiamo procurarci l'immagine ISO di Windows 11. Se già non l'hai scaricata ti lascio qua sopra il mio video con tutte le indicazioni per farlo immediatamente. Al termine del download otterremo un'immagine ISO appunto Windows 11 come questa, facciamoci doppio clic sopra per montare automaticamente all'interno di Explorer File e quindi possiamo vederla e accedervi in questo modo. Ed eccolo qua, quello che ci interessa è il file che si chiama setup, eccolo qua, facciamoci doppio clic sopra per avviare la procedura di installazione di Windows 11. Arrivati alla primissima schermata della procedura di installazione di Windows 11 vogliamo cliccare modifica la modalità di download degli aggiornamenti di installazione in questo modo e spuntare non ora. Inoltre vogliamo disattivare la casellina voglio contribuire a migliorare l'installazione per non inviare delle informazioni di telemetria fuorvianti. Ok, quindi ho già cliccato non ora, posso cliccare avanti per procedere. Bene, già qui assistiamo alla prima novità, siamo arrivati davanti alle condizioni di licenza del software Microsoft, che è un passaggio al quale non saremmo neanche arrivati in caso non avessimo applicato il nostro hack. Da questa pagina possiamo cliccare accetta per proseguire e atterriamo a questo messaggio, ovvero cosa sta succedendo?
sta succedendo che la procedura di installazione si è accorta che il PC non è compatibile, però siccome abbiamo applicato il nostro hack ci consente comunque di andare avanti, ma ci mostra questo messaggio. Questo messaggio leggetelo con attenzione perché si riassume un po' quello che abbiamo già detto in apertura, ovvero che Microsoft non supporta un'installazione svolta in questo modo su questo tipo di hardware e potrebbe non distribuire gli aggiornamenti, nemmeno quelli di sicurezza, in futuro. Una volta che abbiamo letto bene per tutto per bene, clicchiamo sul pulsante accetta. C'è un'ultima verifica ed eccola qua, siamo praticamente pronti per l'installazione di Windows 11. A questo punto possiamo cliccare installa, compare questa bella finestra blu ed ecco qua, è partita l'installazione di Windows 11 proprio come sarebbe successo su qualsiasi altro PC che avesse effettivamente i requisiti minimi richiesti da Microsoft per l'installazione di Windows 11. A questo punto non ci rimane altro da fare se non attendere qualche minuto, magari beviamoci un bel caffettino, e al termine della procedura ci ritroveremo davanti al desktop di Windows 11. Bene, da zona di turbolab.it è tutto. Come al solito, se questo video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Ti invito a farmi sapere com'è andata la procedura nei commenti qua sotto, fammi sapere se è andato tutto a buon fine, se sei riuscito ad aggiornare a Windows 11, se hai incontrato qualche problema, raccontami tutto nei commenti qua sotto. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, quindi PC, Windows, Linux, internet, bitcoin, tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticarti di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video. Ciao!